Voglio raccontarvi una storia. I want to tell you one story. Che è successa tanto tempo fa. That happened a lot of time ago. Ma ancora è viva dentro di me. But still is awakened inside me. Stavo nella mia camera. I was inside my room. E quella persona mi ha preso. And that person took me. E mi ha portato davanti all'assemblea, davanti a tutti. And took me in front of the assembly, in front of everyone. E ha cercato di... ha cercato di togliermi il sari. And he tried to take my sari. E tutti loro, i miei mariti, hanno abbassato la testa. And all my husbands, they just put down their heads. Seguendo il loro dharma. And they didn't follow their dharma. Ora ricordo tutto. I still remember everything. Thank you.
Govinda. Govinda. So this history is very instructive to us. Questa storia è molto istruttiva per noi. First of all, Yudhishthira Maharaj is a very good person. He never does anything which is against Dharma. Prima di tutto, Yudhishthira Maharaj è una bravissima persona, nella sua vita non fa mai nulla contro il Dharma. But being a Kshatriya, a warrior, they have an inclination towards gambling games. Ma essendo un guerriero ha un'inclinazione per il gioco d'azzardo. So he was basically lured into a gambling match against Duryodhana. Quindi in pratica fu imbottigato in un gioco a dadi contro Duryodhana. But Duryodhana had the support of his uncle Shakuni, who had loaded dice. Ma Duryodhana aveva il supporto di suo zio Shakuni, che aveva dei dadi truccati. So Yudhishthira Maharaj was losing again and again and again, yes. And finally he lost everything, he lost his kingdom, and he became so addicted to gambling that he bet his wife and lost his wife also. E Yudhishthira Maharaj perdeva una volta dopo l'altra si giocò tutto il regno e diventò così dipendente da questo round di dadi che si giocò persino la moglie. So at that time Draupadi, she was menstruating, so in Vedic culture for about 4-5 days at that time of the month women don't appear in public. They stay in the antapur, in the inner chambers, and they don't see anyone. Draupadi in quel momento aveva le sue cose e durante quel periodo del mese le donne nella cultura vedica hanno una parte della casa in cui possono stare da sole e non si vedono con nessuno al fuori di casa. Also they never appear in public without all full dress and cosmetics and sringar. E anche nella cultura vedica le donne non appaiono in pubblico senza un vestito completo e tutti gli ornamenti. So she was not dressed to appear in public. Quindi lei non era vestita per apparire in pubblico. Then Duryodhana, he said, oh, now your wife is my property. So he told his brother Dushasan, bring her here and sit on my thigh. E Duryodhana gli disse, adesso tua moglie è di mia proprietà, e disse a suo fratello, adesso vai a casa sua, prendila e portala qui e falla sedere su me. And he showed his thigh. E mostrò la sua caviglia. And Bhimsen was furious. E Bhimsen era furioso. He made a vow, I'll break his thigh. I'll break his thigh. E allora fece un voto, io gli romperò la gamba, non la caviglia, la gamba. Scusami. And it became true also. E diventò anche. E poi questa promessa la mantenne. Many years later in the Mahabharata war. Molti anni dopo nella battaglia del Mahabharata. So. Dushasan, the brother, this is Dushasan, the brother of Duryodhana, he went into the antapur where no man is supposed to go, and he grabbed Draupadi and he dragged her out from there. It was very embarrassing. In front of the eyes of the whole royal assembly in the courtyard, all the eyes were on her.
e il fratello di Duryodhan, che è questo attore qui, lui ha portato, lui è andato lì in quella zona della casa dove nessun uomo dovrebbe entrare, perché stava lì dentro, era quel periodo del mese in cui si era chiusa lì, e l'ha portato, l'ha preso e l'ha portato davanti all'assemblea e davanti agli occhi di tutta di tutto il regno. So just that she had been dragged there was extremely humiliating. E mentre la trascinavano lì era estremamente umiliante. But Duryodhan said, make her naked and she should sit on my lap. E Duryodhan disse, spogliatela e dovrebbe sedersi sulle mie ginocchia. So he grabbed her sari and began to pull. Allora lui prese il suo sari, il suo vestito, e iniziò a tirarlo. So when this was about to happen, she looked at her husband. All her husbands looked down. E quando questa cosa stava accadendo, lei guardò ai suoi mariti e tutti i suoi mariti abbassarono la testa. She looked at their guru Dronacharya. He looked down. E guardò il suo guru Dronacharya e anche lui abbassò la testa. She looked at Bhishma Pitamaha, grandfather Bhishma. He also looked down. E guardò al nonno Bhishma e persino lui abbassò lo sguardo. There was no authority there to help her. Non c'era nessuna autorità lì pronta ad aiutarla. So she was holding on to her cloth. Allora lei si reggeva al suo vestito. But Shashan was very strong. Ma Shashan, il fratello di Duryodhan, era molto forte. So in the end she was holding with her teeth. E alla fine lei stava aggrappandosi il suo vestito anche con i denti. But then she realized it was hopeless. E alla fine realizzò che non c'era nulla da fare. So then she just held up her hands and said, "Hey Govinda." Allora alzò le mani e disse, "Govinda." And then Krishna descended in Vastra avatar, that is form of unlimited sari. E allora Krishna discese nella forma di Vastra avatar, ovvero una forma di un sari infinito. The meaning is that if we try to take shelter of other people, Krishna will not save us. Il significato è questo, che se tentiamo di prendere rifugio di altre persone, Krishna non ci salverà. If we take shelter of our own strength, Krishna will not save us. Se prendiamo rifugio nella propria forza, Krishna non ci salverà. We have to surrender fully to Krishna. Hey Govinda, save me. Dobbiamo arrenderci completamente a Krishna. Hey Govinda, salva. Then Krishna will come. A quel punto Krishna verrà. So he was pulling and Krishna is Ananta, endless. So this sari was endless. Allora lui tirava il sari, ma Krishna è Ananta, senza una fine. Questo sari non finiva mai. And it became a huge pile of cloth. In the courtyard until he was exhausted and couldn't pull anymore. E diventò un'enorme montagna di tessuto che riempiva tutta la stanza finché lui fu esausto e non riusciva a tirare più. And Draupadi was still dressed. E Draupadi era ancora vestita. So her dignity was protected. E la sua dignità fu protetta da Sri Krishna. Krishna is controlled by the love of his devotees. Krishna è controllato dall'amore dei suoi devoti. There are some versions of the Mahabharata and some other versions that I cannot testify that they are correct. Ci sono altre versioni del Mahabharata che non posso dire che siano corrette. But in some other versions they have said that someone has said that there was so much sorry there that the wives of the Kauravas, Duryodhan and the other his hundred brothers, they saw this cloth was so nice, beautiful, we should wear. So they cut it up and they made themselves saris because they were so nice. E dicono in questi, alcune persone hanno scritto in queste altre versioni del Mahabharata, che non posso dire se sia vero o no, però hanno scritto che questo vestito era così bello, era così tanto che tutte le mogli di tutti Duryodhan e tutti i suoi amici presenti lì sono andati lì e si sono ritagliati dei sari per loro. And they also thought we look so beautiful now. E pensarono tutte, adesso noi siamo così belli. And they went to the royal court all dressed up with the most beautiful sari. E andarono alla corte regale tutte vestite con questo bellissimo sari. And then Krishna's sari incarnation became apricot. E poi l'incarnazione di Krishna come sari divenne apricot, non manifesto, e loro rimasero nudi. So Duryodhan wanted to make Draupadi naked. In the end, he and all his brothers' wives, they all became naked. Duryodhan voleva spogliare Draupadi di fronte a tutti, ma alla fine sua moglie e le mogli di tutti i suoi fratelli rimasero nude di fronte a tutti. I cannot vouch for this, but one sadhu has told. Non posso verificare questo, però un sadhu me l'ha raccontato.
So the essence of this story is Sharanagati. Quindi l'essenza di questa storia è Sharanagati. Don't put your trust in any shelter. There's no shelter in this world which is secure. Non abbiate fede in nessun rifugio in questo mondo perché nessuno di questi è completamente sicuro. As Mahaprabhu was telling to Sanatana Goswami. Come Mahaprabhu diceva a Sanatana Goswami. Dasamam Laksham, the tenth symptom of the Srimad Bhagavatam, the ashray, the shelter, sarvashray, the shelter of everything is Krishna. Sarvashray, il rifugio di tutto, ovvero il decimo sintomo dello Srimad Bhagavatam è Shri Krishna. So if one will take shelter of Krishna, then he will be completely free from all anxiety. Quindi se qualcuno prenderà il rifugio di Krishna, lui sarà libero da ogni ansietà. So I want to thank all the artists. Sorry, Avatar. The very wicked Dushasan. And Draupadi. Yeah, Draupadi. Don't think, oh, what is this? Draupadi has five husbands. E non pensate, ma cos'è questa storia che Draupadi ha 5 mariti? I also have 5 husbands. Pure io allora adesso ho 5 mariti. At the same time, not in the serial. Allo stesso tempo, non uno dopo l'altro. You see, Arjuna is the expansion of Indra. Arjuna è l'espansione di Indra, vede l'idea. In Yudhishthira Maharaj is the expansion of Dharmaraj. E Yudhishthira Maharaj è l'espansione di Dharmaraj, il re del Dharma, il principio. In Bhimsen is the expansion of Vayudev, the wind god. E Bhimsen è l'espansione di Vayudev, il dio del vento. And in Nakul and Sahadev there are the Ashwini Kumaras, the physicians of the heavenly planets. E negli altri due Pandava ci sono i fisici dei pianeti celesti. Yes, so the wives of those all those demigods incarnated in the form of Draupadi. E le mogli di tutti questi dei si incarnarono nella forma di Draupadi. So when Draupadi met with each one of her husband, it was that demigod's wife meeting with that demigod. Quindi, who was her husband. Quando Draupadi si incontra con uno dei suoi mariti è quella personalità lì che si incontra con il suo rispettivo marito. Ognuna di quelle personalità. So, there's many deep mysteries in the pastimes of Krishna. Ci sono molti misteri profondi nei passatempi di Krishna. And especially through the Sutta Dhar, Sikkim Hiti Dasaran. So, the Avesh means that the Lord's potency is invested in someone. Avesh, avatar Avesh significa che la potenza del Signore è investe in una persona. So I think that Sikkim Hiti is the Avesh of the Natya Shakti, the Drama Shakti. Quindi penso che Sikkim sia l'Avesh del potere del teatrale di Krishna. Because who can make a drama every day? I've never seen it before. Yeah, we are very grateful to see Kimichi.